Radio Radicale, siamo con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, per parlare del decreto sicurezza bis. Allora, quale sarà il vostro atteggiamento parlamentare e soprattutto qual è lo stato della maggioranza secondo quello che sta vedendo lei oggi? Ma la maggioranza mi pare sia ai minimi termini, diciamo non serve il voto sul decreto sicurezza per dirlo. In ogni caso ci interessa come impattano i provvedimenti di questo governo sugli italiani. Noi, come si sa, sui provvedimenti che garantiscono maggiore sicurezza e difesa dei confini abbiamo sempre garantito il nostro sostegno. Il decreto sicurezza bis, come il decreto sicurezza 1, sono stati entrambi votati da Fratelli d'Italia, lo abbiamo fatto anche alla Camera. Nel caso specifico della tecnica parlamentare del Senato, come lei sa, c'è un unico voto nel quale si accorpano la fiducia al governo e il voto sul provvedimento, a differenza della Camera, dove sono due voti distinti. Abbiamo votato contro la fiducia al governo e a favore del provvedimento. In questo caso non è possibile separare i due voti e quindi il voto che ci sembra più coerente con il nostro racconto è l'astensione, perché è un voto dato contro il governo e il fatto che questo governo vada avanti, ma anche un voto dato in sostegno di un provvedimento che condividiamo. Secondo lei il Movimento 5 Stelle sta diventando un partito satellite della Lega? Che sensazione ha, per esempio, delle dimissioni di Bugani che oggi sono state presentate sui giornali come se si fosse dimesso Churchill? Ma guardi, il problema del Movimento 5 Stelle è che il Movimento 5 Stelle è un movimento che nasce solo contro qualcosa. Un movimento che non ha una visione del mondo, un movimento che non ha una formazione dei propri dirigenti, un movimento che non ha le idee chiare su nulla. Se lei interroga il Movimento 5 Stelle sul rapporto con l'Europa, piuttosto che sulla politica della famiglia, piuttosto che sulla politica migratoria, su tutte le grandi domande del nostro tempo, loro non hanno una risposta da dare. I movimenti così, quando poi iniziano una crisi, hanno difficoltà a tornare indietro. Credo che sia esattamente quello che sta vivendo il Movimento 5 Stelle. Non trovano più il bandolo della matassa della loro esistenza, diciamo, nello scenario politico, nello scacchiere politico. Ultima domanda, molti sostengono che se le opposizioni lasciassero la Lega e il Movimento 5 Stelle confrontarsi sui temi, il governo non resisterebbe più di 2 settimane. Beh, è la proposta che avevamo fatto noi sulla TAV, sulla mozione che riguarda l'alta velocità. Il nostro presidente dei deputati, Francesco Lollobrigida, aveva fatto qualche giorno fa la proposta di lasciare che fossero i partiti della maggioranza a diciamo, sbrogliare la matassa, anche se è vero che, diciamo, faccio l'avvocato del diavolo, questo potrebbe significare una preminenza di voti 5 Stelle e quindi il blocco dell'infrastruttura. Era il dubbio che avevamo anche noi come Fratelli d'Italia. In ogni caso, mi pare che gli altri partiti di opposizione non abbiano convenuto su questa proposta, perché sia Forza Italia che il PD hanno ribadito che rimarranno in aula a votare, e quindi è quello che faremo anche noi, ovviamente, con una nostra mozione. Ma è vero, insomma, che in alcuni casi, e magari a settembre potrebbe essere una soluzione, in alcuni casi basterebbe che le opposizioni uscissero dall'aula e nella maggioranza sarebbe chiaro che non ci sono i margini. Bene, la ringrazio e grazie a Giorgia Meloni.